Ancora 2 settimane per poter conoscere il nome del prossimo sindaco di Ortona. Nessuno dei 4 candidati infatti ha superato quota 50% delle preferenze. Il 26 giugno i cittadini dovranno scegliere tra il sindaco uscente Elio Castiglione, sostenuto da 5 liste, il quale ha ottenuto circa il 42% delle preferenze, e Ilario Cocciola, con al seguito 7 liste, attestatosi sul 35%. Sì, penso di sì, ormai siamo quasi alla fine. È stata una bella campagna elettorale che continua dopo il primo tempo e continuerà anche il 26, quindi ci confronteremo sui programmi, su quello che abbiamo già detto in questi giorni. E ho fatto 38 comizi su tutto il territorio. E i dati, così come vengono elaborati, sembrerebbe che si vada al ballottaggio. Ora attendiamo un attimino l'esito finale, perché siamo al 40% degli scrutini, quindi insomma, prima di dirlo, certo, questi dati lasciano presupporre, ma abbiamo assistito a quello che noi abbiamo chiamato l'asfalto elettorale. È ovvio che quindi può essere che ci sia una ricaduta di questo genere, però voglio dire, non è una questione di elettorato, è una partita completamente diversa, e noi faremo un discorso chiaro alla comunità. Non faremo apparentamenti, hanno dichiarato i candidati sindaco. Esclusi dalla prossima votazione quindi sono Angelo Di Nardo, candidato del centrodestra, e Francesco Terra di Ancora Italia, che hanno ottenuto rispettivamente circa il 20% e il 2% delle preferenze.